Allora, io ho visto molti dei commenti sotto l'ultimo video di Toscano che rappresenta una valise marcia indietro, praticamente per la prima volta adesso parla di ancora Italia, quella. La mia ipotesi è che si sta un po' sentendo il terreno franando sotto i piedi, dopo aver negato che ci fossero seri problemi nel partito per parecchie settimane, nonostante l'evidenza mostrasse esattamente il contrario, dopo aver detto che era una cosa facilmente risolvibile e tutti i nodi vengono al pettine, e adesso non può negare l'evidenza. Mi ricorda tanto le cose che abbiamo vissuto sul Covid, sulla guerra in Ucraina, che stiamo vivendo nel nostro piccolo, dalla nostra parte. Cioè, la verità ha un modo di salire a galla come l'acqua che si infiltra e uscire da un modo o nell'altro. Ora, io credo che ogni persona va giudicata con mente aperta. Allora, sicuramente una persona che è stata un catalizzatore del partito Ancora Italia, insieme a Diaco Fusaro, erano due, e Diaco Fusaro se n'è andato. Credo che anche il fatto di non avere più un contraltare potente abbia scatenato questa voglia di che pensi mi faccio tutto io, perché allora Toscano ha delle virtù, tutti, anche Mussolini aveva delle virtù, sicuramente Hitler ha delle virtù, adesso non per fare paragoni esagerati, ma tutti hanno le virtù se arrivano a un livello di notorietà. Il problema è che dopo ci ricordiamo solo delle virtù, non lo giudichiamo più una persona nella sua totalità, cioè lo mettiamo su un altarino e qualsiasi cosa che fa bene. E no, non è così la vita. Una persona va giudicata per le proprie azioni. Allora, che lui abbia fatto delle cose meritorie in passato è indubbio, che lui abbia tirato fuori, ha tirato su una televisione come visione TV, è indubbio. Ok? Poi a un certo punto che succede? Non si sa come, non si sa perché una alleanza elettorale viene spinta come se dovesse diventare un partito unico. Allora io vi dico, se fosse stata un'alleanza elettorale, per entrare in Parlamento avrebbero dovuto avere il 10%, e si è sempre parlato del 3%. 3% è una cosa che è il partito, un partito, quindi si sono presentati al Ministero degli Interni alle elezioni come un partito. E allora io cosa devo credere? Ai fatti o alle parole? O sei una coalizione o sei un partito. A questo punto si configura la truffa nei confronti dello Stato, perché se tu, o nostra, cioè se tu ti sei presentato alle elezioni come fossi un partito, e infatti c'era il simbolo di un partito, un nome solo, e io me lo ricordo le schede elettorali delle coalizioni, c'erano diversi simboli di partito. Qui non c'erano diversi simboli. Ah, ecco, c'è sto cappello di partito. Ce n'ho talmente tanti di cappelli che non mi ricordo neanche quello che mi sono messo. Questo è uno da caccia, non sto andando a caccia, però è abbastanza caldo. E stavo dicendo, si è presentato con un simbolo di un partito, con una bandiera sola. Che cazzo di collezione è? Io ho visto le ultime manifestazioni
che ci sono state riguardo la guerra in Ucraina. Non dico contro la guerra, se no si confonde con quelle farlocche che in realtà sono per la guerra. Ma non c'era una cazzo di bandiera di ancora Italia, c'era solo Pro Italia. Allora che cazzo di coalizione è? I fatti stanno a zero, questi sono i fatti. Se poi non li potete vedere perché vi piace pensare tutto va bene, madame la marchesa, perché un conto è quelli che si sono spesi nelle sezioni, anche questo vorrebbe prendere l'autobus. Chissà, pensavo, chissà che ha fatto questo, no? Allora, quelli che si sono spesi nelle sezioni, quelli che hanno discusso, quelli che hanno vissuto la politica dal basso, a cui non sta bene che adesso d'imperio stavo dicendo, non sta bene che d'imperio il partito scompaia perché Toscano va d'accordo con Marco Rizzo, cioè non funziona così, almeno non i partiti strutturati. Ovviamente ci vuole un ascensore dal basso verso l'alto per le opinioni e le decisioni. Le decisioni si discutono prima con le persone con cui hai a che fare nella vita reale, con cui puoi parlare, puoi discutere, e poi questi mandano dei delegati, non che tu uno vale uno. Ma secondo voi uno che ha fatto attività nel partito ha una conoscenza e può discutere con gli altri, anche influenzarli eventualmente, non c'è niente di male, vale come uno che ha sganciato fuori 50 euro e poi si è fatto sempre i cazzi propri? A me non mi risulta. Certo, il fatto di essere tutti, ma vi ricordate come la democrazia dei 5 Stelle è stata utilizzata per rimbambire di stronzate gli iscritti ai 5 Stelle e poi far prendere decisioni dall'alto, nel senso che tu hai una base di persone che non hanno fatto una scuola politica, non hanno una conoscenza approfondita delle cose, e dici, fai delle domande messe in un modo anche capzioso e otterrai sempre. Sono riusciti a fare l'alleanza col PD con questo sistema. Se ci fosse stato un partito strutturato con una base, perché la base sotto è un controbilancio, è un controbilanciamento su chi c'è sopra, ok? Se non c'è questo controbilanciamento di figure intermedie di partito, e allora niente, abbiamo il capo del partito che è come un re, un dittatore. Cioè, a me non mi sta bene. Ma poi col tono di superiorità, etero diretti, ma etero diretti da chi? Questa è la nuova cultura, sentite che strano. Questi sono quelli che la notte rompono i coglioni e quelli abitano al piano di sopra. Cioè a mezzanotte tu rompi il cazzo, sta musica da merda oltretutto. Super coatto. Dove sono andati? Una Toyota rossa di merda, oltretutto. Allora, scusate, trance dei V.
Quindi stavamo parlando di queste considerazioni. Allora, io pur avendo fino adesso un'enorme stima di Toscano, ci ho messo parecchio tempo a vedere le cose come stanno, perché purtroppo quando la realtà è sgradevole, noi tendiamo a metterla sotto un tappeto. Ma come ho capito la situazione del Covid? Come ho capito la situazione dell'Ucraina? Sto capendo la situazione di Ancora Italia. Dopo uno sconcerto, e dico la verità, lo ripeto, io stavo più dalla parte di Toscano che dai cosiddetti insorti o eterodiretti. Questa parola eterodiretti, cioè, i diretti da chi? Fai i nomi, se no aria fritta, come dire i Novax, la stessa cosa. Levi Novax, ci metti etero diretto, lo stesso ragionamento. Non si fa un ragionamento, si appiccica un'etichetta e si va avanti. Però, siccome questo partito è fatto da molta gente come me, io ho detto 70%, ma credo che almeno più di metà del partito non ci crede a queste cose. Se lui vuole fare un partito con le persone che si sono iscritte e non hanno fatto attività politica, si accomodi pure, voglio vedere dove cazzo va. Che poi ci sono le persone che gli piace il lecca il culo al padrone di turno. Vabbè, l'Italia purtroppo è famosa per questo atteggiamento. Io pensavo che è una questione soltanto di essere religiosi, dico la verità, che è un altro aspetto dell'italiano medio, ma la situazione è ben più complessa e pesante dell'essere religiosi. Qui la situazione è che un partito con grandi potenzialità ha deciso di alcuni, i capi del partito, anzi il capo, ha deciso di fondersi con altri due partiti. Senza, sì, c'è stata un'alzata di mano, ragazzi, l'alzata di mano al congresso, che mi pare che potevano partecipare tutti, anche i non iscritti. Adesso correggetemi se sbaglio, ma non è una cosa così importante, non si può fare senza una discussione delle sedi del partito, senza almeno qualche mese di transizione. Perché scusate, ma io mi sono iscritto a un partito, perché adesso mi devo trovare insieme a Marco Rizzo? Molta gente non gli sta bene, ma giustamente, se no questa gente si sarebbe iscritta al partito comunista, non ad Ancora. Una bella sapienza, Ancora Italia. Comunque, torniamo ai discorsi. Guardate, io ci ho avuto a che fare anche con gli altri di Ancora Italia. Io canto e suono, ho fatto canzoni originali, non mi hanno mai cagato. Portano avanti solo sto Rocco che a me sinceramente non mi piace proprio, perché ci ho parlato, non mi ispira come persona. Ci sono, potrò anche sbagliare, ma ci sono persone che stanno saltando sul carro del perdente. Cioè, anche qui ci sono le persone che si stanno riposizionando per trovare una nicchia. Io sono andato a questo del 1º maggio, questo, a vedere questo, dove non ero stato. Io ho visto un sacco di gente che è andata lì a farsi pubblicità, squad. Molto squallida come cosa. Arrivederci.